Buongiorno carissimi, bentrovati in questo sabato della 14ª settimana del tempo ordinario. Bene, la prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia, c'è la visione di Dio, noi siamo ammessi alla sua presenza, per questo rendiamo grazie a Dio per questo grande dono, ma nello stesso tempo, ecco, il profeta si sente inadeguato dinanzi a Dio, lo stesso Signore che per mezzo dell'angelo lo purifica perché è un carbone ardente che era stato preso dall'altare, toccò le labbra di Isaia, ecco questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa, il tuo peccato è espiato. E allora in questa benevolenza di Dio, in questo amore di Dio che va al di là anche delle nostre inadeguatezze, ecco che il profeta dice, eccomi Signore, manda me. C'è uno slancio di vero discepolato, uno slancio che ritroviamo anche nella lettura del Vangelo. Gesù dice ai suoi apostoli che un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del suo signore. Siamo avvolti dalla premura di Dio, noi valiamo più di molti passeri, i nostri capelli del capo sono tutti contati, non dobbiamo aver paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Quindi un riporre totalmente la fiducia nel Signore, riconoscerlo davanti agli uomini, annunciarlo, raccontare le sue meraviglie, le sue opere. Questo siamo chiamati a fare con la nostra vita, con gli episodi della nostra vita, raccontare agli altri la grandezza di Dio. Perché no? Perché non farlo allora in questa giornata che ci è messa fra le nostre mani? Ecco, allora chiediamo al Signore che ci aiuti a fare tutto questo. Ecco, come il profeta Isaia, anche noi dinanzi alla sua presenza troviamo accoglienza. Non dobbiamo aver paura del Signore, ma le sue parole sono spirito e vita. Lui ha parole di vita eterna. Bene, un abbraccio fraterno a ciascuno di voi. Buona e santa giornata. Ci vediamo domani sul canale Radio Speranza o Medie Web per il commento al Vangelo della Domenica. Sul mio canale personale ci ritroveremo lunedì mattina. Un abbraccio a ciascuno di voi.